il Consiglio Comunale senza aver approvato la variante termina il suo mandato nel 2012. Nel febbraio del 2013 i rappresentanti delle associazioni interessate alla creazione del parco danno vita all'associazione Parco Villa Turrisi con l'intento di coordinare tutte le azioni volte all'istituzione del parco. Il 5 giugno 2013 il nuovo Consiglio Comunale approva le linee guida del nuovo piano regolatore che prevedono tra l'altro la creazione di nuovi parchi, anche tenendo conto delle esigenze espresse dalla cittadinanza in relazione a specifiche aree come quella del cosiddetto Parco di Torre e Villa Turrisi. Si arriva quindi alla decisione di avviare una nuova sottoscrizione per la petizione popolare nel quale vengono richieste all'amministrazione comunale la realizzazione di un parco pubblico all'interno delle aree delimitate dalla via Leonardo da Vinci, Casalini, Bonafede, Piazza Russia, Mammana e Beato Angelo. Inoltre è già stato chiesto al sindaco la concessione del fabbricato dell'ex fermata Urbone e delle sue pertinenze al fine di realizzare un presidio delle associazioni per la difesa del verde di Villa Turrisi e dei beni pubblici dell'area. Noi chiediamo un giardino dove i comuni cittadini, gli sportivi, i disabili, i bambini e gli anziani possano trascorrere il proprio tempo in sicurezza all'aria aperta, immersi nella natura. Buongiorno. Allora, l'altro ieri abbiamo iniziato un processo di partecipazione, un forum con le associazioni sul tema di Villa Turrisi. Abbiamo deciso insieme, l'amministrazione per la sua parte attraverso me ha dato la sua assicurazione, che oggi non è soltanto una manifestazione ma è l'inizio di un processo che cammina su due binari: da parte dell'amministrazione la verifica di tutti i vincoli esistenti, se ci sono vincoli, di tutti gli abusi che sono stati fatti, se ci sono e ci sono abusi, in modo da sgombrare il campo da ostacoli di questo tipo che impedirebbero di avere in tempi stretti un progetto complessivo sul parco, che è quello che poi ci consente di accedere a finanziamenti e quindi iniziare questa strada. Dall'altra parte inizia oggi un processo che l'amministrazione appoggia di riappropriazione per fasi del parco. Oggi facciamo una passeggiata, verificheremo quali sono i primi ostacoli che possiamo superare, perché la domenica prossima, tra un mese, si possa fare una passeggiata ancora più grande, su un'area ancora più vasta, un processo di progressiva riappropriazione di quest'area, fatto dall'amministrazione ma soprattutto guidato, perché altrimenti non potrebbe avere successo, dalle associazioni e dai cittadini. È un fatto importante che oggi qui siamo come cittadini a rivendicare uno spazio. Questa circoscrizione ha una straordinaria presenza di verde, contemporaneamente ha uno straordinario bisogno di abbattere muri per viverlo questo verde. Con questa manifestazione oggi chiediamo questo. Il Consiglio di circoscrizione mesi fa ha approvato quasi all'unanimità una delibera che obbligava il Consiglio Comunale e chiedeva al Consiglio Comunale di cambiare in verde agricolo, in verde storico, questo parco per consentire la fruibilità e iniziare a rivivere questo parco come un parco storico che possa essere consegnato ai cittadini, ai nostri figli e a noi stessi e a tutti i cittadini. Il fatto storico che questa volta, per la prima volta, anche l'amministrazione locale, l'amministrazione della circoscrizione è qua in mezzo a voi per rivendicare le stesse cose. Buongiorno a tutti, innanzitutto voglio dire un grazie a tutte le persone che hanno deciso da alcuni anni di dedicare il loro tempo e il loro impegno per recuperare pezzi di verde di questa città. Se non ci fossero queste persone normali, in una città che ancora non è normale, che punta alla normalità,
noi non avremmo fatto alcun passo avanti. Se oggi esiste quello che chiamano il Parco di Tore, è un percorso iniziato tanti anni fa e portato a compimento. Oggi l'obiettivo che ci poniamo è quello di recuperare un altro pezzo di verde in città, però io devo portare notizie negative. Io vorrei che tutti in questa città, oltre a fare annunci, facessero poi atti conseguenziali. Il Consiglio Comunale di questa città ha bocciato la Greenway su proposta dell'amministrazione. Io mi auguro che sia stato un errore, mi auguro che sia stata una svista. La Greenway, per chi non conosce la vicenda, è la ex linea ferrata che, partendo dal casello, dalla stazione di Uditore, portava a Corleone. Questa Greenway sarebbe per noi il filo conduttore delle zone verdi di questa città, sarebbe quel percorso che in bicicletta, a piedi, consentirebbe ai cittadini, in assoluta sicurezza e nel verde, di raggiungere da un parco l'altro parco che andiamo a realizzare. E allora io l'impegno che chiedo, e lo chiedo all'amministrazione, la chiedo all'assessore Barbera che è qui presente, il primo impegno: noi andiamo in assestamento di bilancio entro il 30 novembre, faremo un assestamento al programma triennale opere pubbliche. Io mi auguro che sia l'amministrazione direttamente a riproporre la Greenway, lo faremo noi dai banchi del Consiglio Comunale, ma insieme significa farlo insieme, quindi mi auguro che a questa svista l'amministrazione sappia porre rimedio. Il primo passo è recuperare questo percorso, poi possiamo cominciare a cucire tutti i pezzi di verde di questa città.